Ciao a tutti e bentrovati sul nostro canale. Oggi parleremo di guida alla rasatura della testa per un risultato impeccabile. Ma prima di parlare di questo argomento mi presento, io sono Paolo Salomone, per chi non mi conosce, insieme a mio fratello Eliseo abbiamo creato il brand Solomons, un brand dedicato alla cura e alla bellezza maschile. E nei nostri punti vendita regolarmente vengono da noi clienti che ci chiedono la rasatura completa della testa. E cerchiamo di accontentarli nel migliore dei modi, dandogli un'esperienza anche su questo servizio che sembrerebbe poco, diciamo, interessante, no? Cioè, farsi i capelli a boccia, a volte si usa questo termine. Ma abbiamo preso spunto su questo tema anche perché alcuni di voi ci hanno consigliato di parlare e noi con grande piacere ne parliamo. Quindi voglio darvi dei consigli anche per chi pratica questo taglio della rasatura della testa a casa. Quali sono le cose fondamentali da seguire? Beh, abbiamo tre aspetti importantissimi. Il primo è quello di usare dei prodotti adeguati per avere la testa. Secondo, il tipo di rasoio che noi decidiamo di usare. E terzo, anche dopo la rasatura è importante fare delle azioni per prevenire irritazioni, desquamazioni, pelle secca. Allora, innanzitutto dividiamo in due categorie. C'è chi ama rasarsi in maniera completa con la lametta, quindi usando del sapone da barba, e chi invece lo fa tramite strumenti, diciamo, elettronici. Taglia capelli a zero, quelli che vengono chiamati shaver, che rasano come se noi ci facessimo la barba. Allora, dobbiamo fare sempre attenzione a non tagliare tanto e tutto insieme, perché questo comporta irritazioni, i nostri strumenti che usiamo, i nostri rasoi elettrici potrebbero andare in sofferenza perché incontrano delle masse di capelli troppo grosse e noi ritrovarci a sentirci tirare i capelli o ad avere dei taglietti. Quindi, se la rasatura della testa non la facciamo molto di frequente, quindi cresce abbastanza, se la facciamo con la lametta, il consiglio che vi do è quello di prima, con una taglia capelli, di accorciare il pelo. Anche quando vogliamo usare la macchinetta, quella shaver, con le teste rotanti o quelle con la barra, con la lamina di alluminio che serve appunto per, o di titanio, ci sono tanti materiali che serve per tagliare come una lametta, portiamo sempre il pelo più corto possibile, perché se lavoriamo sul lungo sicuramente avremo più problematiche di irritazione. La testa è delicata anche quanto la pelle del viso, quindi quando ci rasiamo è fondamentale usare dei prodotti che aiutino a ammorbidire. Quindi se usiamo una lametta, usiamo del pre-shave olio, usiamo delle creme che idratano. Potrebbe essere anche buono bagnare bene la testa con acqua calda, in modo che il pelo si ammorbidisce bene. A quel punto possiamo insaponare e usare il nostro rasoio. Decidete voi quale rasoio usare. Vi consiglio di usare un rasoio che avete una grande dimestichezza, perché come sapete la testa andremo a lavorare in dei punti dove sarà molto complesso vederci facilmente, no? Quando andremo a lavorare sulla nuca dovremo fare un gioco di specchio, andare a sensazione, quindi è importante conoscere bene la nostra forma della testa, se abbiamo dei nei, delle bolle. Spesso nella testa, nella parte dietro, la bozza occipitale, sono più sporgenti, abbiamo dei scalini, quindi per evitare di tagliarci dobbiamo conoscere bene la testa e andare, diciamo, a step, quindi piano piano, non partire subito per esempio contro pelo. Quindi prima tagliamo sempre nel verso di crescita del nostro pelo, poi decidiamo, no, in base a come ci sentiamo la pelle, se andare un po' in contropelo. Taglia capelli quando li usiamo con lo spessore più basso, quindi senza rialzo e con la lama, diciamo a 0,8, di solito sono queste misure, a 0,3 per quelle più piccoline. Anche queste, quando tagliano così tanto, tendono a essere quasi delle lamette, pure anche lì andiamoci graduali e cerchiamo di andare sempre prima dal verso del pelo. Dopo fatto la nostra rasatura è importante comunque sostenere la pelle dallo stress che ha ricevuto. Nei nostri saloni, dopo che abbiamo fatto il servizio di rasatura, sempre nel trattamento taglio rasatura è compreso per esempio il trattamento della cute, dove andiamo a lavare la cute con uno shampoo delicato e specifico per il tipo di pelle del cliente. Se abbiamo una pelle grassa, uno shampoo per capelle grasse, o se abbiamo una pelle secca, con un shampoo con un pH adeguato. Fatto questo, andremo a mettere anche una crema che idrata, perché comunque il passaggio di macchinette elettriche, di lamette e di prodotti che servono a rasare tendono a seccare in maniera importante la pelle, la mettiamo un po' proprio a nudo e quindi è importante che la aiutiamo a ricostruire il suo manto idrolipidico, che riacquisisca la giusta elasticità, anche perché poi la testa la porteremo all'aperto, prenderà del sole, prenderà diciamo agenti atmosferici, che se già la portiamo sotto stress
potrebbero crearci un comfort non piacevole. Questo è un aspetto fondamentale. Ovviamente le metodologie sono tante. Consiglio quindi principale è quello di idratare, usare gli strumenti adeguati alla nostra pelle e poi dopo prevenire quelle che sono le irritazioni riidratando la pelle con creme o lozioni, tonici, cute che servono proprio a far questo. Spero di avervi dato delle nozioni utili per questo servizio che noi chiamiamo nei nostri saloni servizio taglio rasatura per la testa e che possa far sì che possa essere sempre più confortevole quando lo pratichiate nelle vostre case. Spero di avervi detto cosa gradite, mettete un mi piace al nostro video, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo video.